La rinascita di Angelina Jolie un anno dopo il divorzio, panorama. Era il 20 settembre del 2016 quando per differenze inconciliabili, lasciando lo showbiz orfano di una delle coppie più affascinanti della storia del cinema. 12 mesi e quintalate di gossip dopo, la Jolie racconta ora la sua rinascita e volta definitivamente pagina. Tutto merito dei suoi figli e della voglia di tornare a buttarsi sul lavoro. Angelina Jolie, un anno senza Brad Pitt ho avuto i miei alti e bassi, suppongo di essere un po' più forte. Un anno dopo la separazione da Brad Pitt, traccia un bilancio della sua vita e si confessa al magazine People, ribadendo quanto ammesso qualche settimana fa, ovvero che, soprattutto quando si ha a che fare con sei figli di età e personalità così diverse. Come madre hai prima di tutto una responsabilità nei confronti dei bambini. Loro stanno attraversando i loro anni formativi, e tutto il resto viene dopo, ha spiegato, confermando poi di essersi riavvicinata al padre, con cui il legame negli ultimi anni sono stato piuttosto teso. Rispetto a qualche mese fa sono migliorati ma non corrisponde al vero il possibile riavvicinamento ipotizzato da alcuni tabloid americani. Sul red carpet con i sei figli la rinascita personale della Jolie coincide anche con il ritorno a gamba tesa nel lavoro. Dopo essersi presa una sorta di anno sabbatico, l'attrice è tornata in scena per lanciare Per primo hanno ucciso mio padre, il suo ultimo film da regista, che ha presentato a New York, dove è arrivata scortata dai sei figli Pax, 13 anni, Zara, 12, Shiloh, 11, e i gemelli Vivien e Knox, 9, e ovviamente 16, che figura tra i produttori esecutivi della pellicola. È facile e divertente lavorare con lei. Mia madre è meravigliosa.